Ciao bambini, guardate un po' che cosa ho trovato nella mia vecchia libreria Le favole al telefono di Gianni Rodari e tra queste favole ce n'è una che ho trovato e che fin da bambina ho sempre amato molto si chiama Brief, Bruff, Bruff Due bambini nella pace del cortile giocavano a inventare una lingua speciale per poter parlare tra loro senza far capire nulla agli altri. Brief, braf! disse il primo. Braf, brof! rispose il secondo e scoppiarono a ridere. Su un balcone del primo piano c'era un vecchio buon signore. Intento a leggere il giornale e affacciata alla finestra di rimpetto c'era una vecchia signora, né buona né cattiva. Come sono sciocchi quei bambini! disse la signora. Ma il buon signore non era d'accordo. Io non trovo. Non mi dirà che ha capito quello che hanno detto. E invece ho capito tutto. Il primo ha detto che bella giornata. E il secondo ha risposto domani sarà ancora più bella. La signora arricciò il naso, ma stette zitta, perché i bambini avevano ricominciato a parlare nella loro lingua. Maraschi, barabaschi, pippirimoschi, disse il primo. Bruff, rispose il secondo, e giù di nuovo a ridere tutti e due. Non mi dirà che ha capito anche adesso, esclamò indignata la vecchia signora. E invece ho capito tutto, rispose sorridendo il vecchio signore. Il primo ha detto come siamo contenti di essere al mondo, e il secondo ha risposto il mondo è bellissimo. Ma è poi bello davvero? Insiste la vecchia signora. Brief, bruff, braff, rispose il signore. Bambini, con questa storia noi vi salutiamo. È stato bellissimo passare questi mesi insieme. Noi vi abbiamo sempre nel cuore e ci vediamo presto. Ciao!